Nathan. Jodie? Jodie, dove ti trovi? Sono tornate. Sono attorno a me. Santo Dio, Jodie, ma che succede? Sono stanca. Così stanca. Non credo che ce la farò. Adesso dimmi dove sei. Vengo subito da te, vengo a prenderti, Jodie! Jodie! Che diavolo è stato? Pensavo non ti saresti più svegliata. Dove sono? Sei nella mia dimora. Non è certo di lusso, ma almeno è calda. Ti ho trovato sulla strada qualche giorno fa. Eri in pessimo stato. Ti sei preso cura di me? Beh, qualcuno doveva pur farlo. Non potevo lasciarti lì a morire come un cane randagio. Mi chiamo Stan. E tu? Jodie. Bentornata nel mondo dei vivi. Mi fa piacere un po' di compagnia. Vuoi del caffè? È forte. E fa veramente schifo. Ti aiuterà contro il freddo. Scotta un po'. Da quanto tempo sei sulla strada? Qualche settimana. Più o meno. Io da quasi 3 anni ormai. Quante volte ho pensato che sarei crollato, che sarei uscito matto. Ma poi ci si abitua a tutto, anche a vivere di niente. Sei scappata? Genitori? Fidanzato sballato, roba così? Il mio ragazzo, lui voleva uccidermi. E così sono dovuta fuggire. Hai fatto la scelta giusta.
Meglio vivere sulla strada che farsi trattare così dal proprio uomo. Ce l'hai un posto dove andare? Una famiglia? Degli amici che tengono a te? No. Beh, forse qualcuno c'è, ma non voglio vederlo. Non così. Puoi restare qui se vuoi. Non ho molto da offrire, ma quello che è mio è tuo. Grazie. Uno spirito. Sembra voler dire qualcosa. Ho qui l'esito delle analisi, Stan. È morto qualcuno a cui tenevi molto. Mia moglie. Nessie, morta di leucemia 4 anni fa. Come lo sai? Ecco, vedi, io... Non importa. Non importa. Gli altri li conosci? Quello lì è Walter. Certo, alza un po' troppo il gomito, ma è una brava persona. E poi c'è Jimmy. Meglio stargli alla larga se non ha la sua dose. E la ragazza è Tuesday, è incinta. Povera anima. Avrei preferito che non mi salvassi. Sì, lo so, cara. Lo so. Ma devi sapere che ci passiamo tutti. A volte bisogna solo tenere duro e aspettare che passi. Tutti abbiamo il nostro posto nel mondo. È solo che ci vuole un po' a capire quale sia. Perché mi hai aiutato? Dovevo lasciarti lì a congelare. Potevo aiutarti e l'ho fatto. Tutto qui. Grazie, Stan. Già.
Non c'è rimasto più niente. Bisogna inventarsi qualcosa. Ti va di vedere come ci si arrangia qui? Certo. Ci servono circa 5 dollari per comprare qualcosa di caldo. Ok, proviamo qui. Sperando che il freddo renda le persone più generose. Ah, ho così freddo. Quanto ci vuole racimolare 5 dollari? Non so, dipende dal buon cuore della gente. Potrebbero volerci 2 ore o una settimana. Muoio di fame. Devi resistere finché non ci danno qualche moneta. Prova a non pensarci. Ehi, Stan. Non ha molto senso stare in due nello stesso posto. Sì. Provo a mettermi là. Buona fortuna. Ehi, hey, bimba. Vuoi guadagnarti qualche dollaro extra? Forse posso aiutarti. Tu mi aiuteresti? Certo. Io posso fare un favore a te. E tu fai un favore a me. 10 dollari puliti se vieni qui dietro con me. Non sono così disperata, stronzo. Puoi tenerteli i tuoi soldi. È tua la chitarra? Già. Mi si sono quasi congelate le dita per cercare di suonarla. La vuoi provare? Accomodati.
Wow! Grazie. Credo bastino. Chissà come va Stan. Come va? Non va bene. Tu? La miseria. Jody, dove hai trovato tutti quei soldi? In giro. C'era un tale con una chitarra. Io so suonare, quindi ho tirato su qualche dollaro. Oh, bene, molto bene. Benissimo, davvero. Tu resta qui. Vado a comprare da mangiare. Pezzo di merda. Non voglio problemi. Problemi? Problemi? Un po' di rispetto. Quando ci apriamo forse problemi. Dicendo che noi abbiamo dei problemi. Certo, non me lo perdere. Cazzo. Avete visto? Avete visto come si contorce il barbone? Smettetela e nessuno si farà male. Ma guarda un po'. Il nostro barbone alla fidanzata! Continua a filmare, eh. Facciamo vedere al mondo intero come si tratta una schifosa. Finisce qui. Io me ne vado! Ma come hai fatto? Io ho imparato nell'esercito. Sì, ok, ma loro erano in quattro. Quattro contro uno. Quattro imbecilli. Non sapevano come combattere. Sarà meglio andarcene prima che torni. Ok.